Buonasera a tutti. Per cominciare vi propongo alcune ispezioni tratte da uno dei numerosi film di fantascienza di tipo catastrofico, specificamente riferito a corpi celesti. Questa è la Terra, al tempo in cui i dinosauri popolavano un pianeta lussureggiante e fertile. Un asteroide di 6 miglia di diametro cambiò tutto. Colpì con la forza di 10.000 testate nucleari. Un trilione di tonnellate di frammenti e detriti si innalzò nell'atmosfera, creando una soffocante cortina di polvere che per 1.000 anni il sole non riuscì a penetrare. È avvenuto in passato. Avverrà di nuovo. La questione è solo quando. Seguiamo l'accoppiamento dai monitor. Ti daremo il via quando ci sarà l'allineamento. Certo. Tutto benone quassù. Ci siamo. Tutto bene. Procedete, Atlantis. Segnalateci quando iniziare il recupero di Pete. Maledizione, ma cosa è successo? Non lo so. Che è successo? Che diavolo è? L'abbiamo perso. Abbiamo perso ogni contatto. Hai letto, però? Interrompiamo il programma per un'edizione straordinaria del notiziario. Che è successo? Lo shuttle Atlantis è esploso nello spazio alle 3:47 di stamane per cause non ancora note. Il generale Kimsey è in linea. Ci sono catastrofi dalla Finlandia al Sud Carolina. Sappiamo che non sono missili. Di che si tratta? È una pioggia di meteoriti. Il presidente è sull'Air Force One e vuole delle risposte. È finita. Generale, ci sono 11.000 persone alla NASA impegnate a stabilirlo. Quando lo sapremo, glielo diremo. Sono almeno 10 ore che ho sfornato la tua cena dal microonde. Voglio il divorzio. Dotti, sto seguendo un fenomeno strano. Non mi è ancora chiaro, ma mi sembra che bruci qualcosa lassù. Va a prendermi l'elenco telefonico. Prendimi l'elenco. Voglio i numeri di quelli della NASA. Scusami, ho forse scritto in fronte solo la schiava di Carl? Va a prendermi quell'elenco. Per la puttana. Prendi l'elenco. Prendi l'elenco. Prendi l'elenco. Carl, ascolti, si prende il tempo che le serve. Lei è stato indubbiamente il primo. È quello che ha avvistato l'esplosione. Chi scopre la meteora sceglie il nome, esatto? Sì, è così, esatto. Voglio chiamarla Dotti come mia moglie. Stramaledetta vipera velenosa dalla quale non esiste scampo. È un pensiero affettuoso. Monitoraggio, qui il direttore voli. Mettete in azione il telescopio Hubble. Ricevuto. Mettiamo in funzione l'Hubble. È enorme. Che cavolo è quell'affare? È un asteroide, signore. E che dimensioni ha? È grande come il Texas, 6. Presidente. E infatti, signore. E nessuno si è accorto del suo arrivo? Il nostro budget per il monitoraggio anticollisioni ci consente di controllare solo il 3% del cielo. E con tutto il rispetto, il cosmo ha un culo enorme. E quelli di stamattina? Ah, non erano niente. Di dimensioni variabili fra una palla da basket e una utilitaria. E l'asteroide colpirà la Terra? Al momento lo stiamo appurando, signore. Che tipo di danni potremmo subire? Danni? Totali, signore. L'impatto non lascerebbe scampo. La fine dell'umanità.
Dovunque colpisse il globo, nulla sopravviverebbe, neanche i batteri. Mio Dio, che cosa facciamo? Ci restano solo 18 giorni prima che arrivi sulla Terra. Naturalmente la pellicola drammatizza molto i fatti per creare suspense ed esagera in certe affermazioni. Tra le cose poco realistiche, l'enorme dimensione che doveva avere per essere grande come il Texas, come dicevi. E quindi improbabile che non fosse già noto. Inoltre, un corpo così grande non avrebbe minimamente risentito dell'esplosione nucleare che verso la fine del film salva la Terra dalla caduta dell'asteroide. Sarebbe stato paragonabile come dimensioni a quelli dei maggiori asteroidi o pianeti nati già noti da secoli. Quindi già a partire dagli anni 90 gli impatti asteroidali hanno cominciato a preoccupare e sono nati diversi progetti per l'individuazione dei NEO. Qui ne vedete elencati parecchi, come il progetto Pan-STARRS, Linear, Space Watch, eccetera, eccetera. Qui vi illustro un grafico che fa vedere il tasso di scoperta annuale di asteroidi anno per anno, con i colori che rappresentano il riferimento agli enti che hanno scoperto gli asteroidi. Come vedete è in continuo aumento da una certa data in poi, quando entrano in funzione nuovi sistemi di individuazione. Invece in quest'altro si vede il tasso di scoperta di asteroidi più grandi di un chilometro, che ha avuto un picco all'inizio degli anni 2000 e poi sempre in discesa, a dimostrare che la quantità di asteroidi che sfuggono all'indagine è sempre più piccola, diciamo. Uno degli strumenti principali in costruzione per questo scopo di individuazione degli asteroidi pericolosi, chiamiamoli così, è questo qui, il telescopio di 8 metri di diametro, più di 8 metri, completamente automatizzato, con delle prestazioni eccezionali, in grado di fare la mappa del cielo due volte ogni settimana e con immagini dettagliatissime, con addirittura 3200 megapixel di risoluzione. Quindi questo per tranquillizzare, diciamo, un po' il pubblico per quanto riguarda l'individuazione di oggetti potenzialmente pericolosi, come quello che era illustrato nel film. All'inizio del film, Armageddon, si parla della caduta di un asteroide 65 milioni di anni fa, che provoca sconvolgimenti climatici globali. Si parla di una cortina di polvere con l'oscuramento del sole durato 1000 anni. Proprio a 65 milioni di anni fa si fa corrispondere l'estinzione di massa che coinvolse, fra l'altro, i dinosauri. Sembrerebbe che questo asteroide, che era stimato di 10 chilometri di diametro, sia effettivamente caduto in un'area che attualmente è occupata dalla penisola dello Yucatan. E il cratere Chicxulub, individuato in quella posizione, sembra ne sia la traccia. Quando il piccolo asteroide colpito la Terra, la regione era coperta dall'oceano, ma poi la deriva dei continenti lo ha fatto emergere nella posizione attuale. L'estinzione di massa di cui si parla, del 65 milioni di anni fa, è detta estinzione del Cretaceo. È stata l'ultima delle grandi estinzioni di massa che hanno caratterizzato l'evoluzione della vita sulla Terra. In tale episodio sono scomparse circa i tre quarti delle specie animali e vegetali, in particolare i dinosauri, ma non soltanto quelli. Quindi. Qui vi faccio vedere un diagramma che mostra nel corso degli anni, dei milioni di anni a ritroso dal punto zero che è a destra, che è l'oggi, diciamo, la quantità di esseri viventi estinti nei vari periodi. Quindi vediamo che ce ne sono state tante altre estinzioni di massa. In particolare l'evento più significativo, il più grave, diciamo, è quello compreso fra il Permiano e il Triassico,
tra il P e il T là in alto, avvenuto circa 250 milioni di anni fa, ma come vedete ce ne sono stati molti altri episodi di estinzione di massa. L'estinzione di massa del Permiano, quella che ho detto prima, è nota come il The Great Dying, cioè la grande moria, fu il più grave evento di estinzione di massa della storia, con la scomparsa dell'80% delle specie marine e del 70% delle specie di vertebrati terrestri. Fu l'unica estinzione di massa nota degli insetti. Fra le cause di questo evento è stata indicata la caduta di uno o più asteroidi, ma le tracce di un eventuale impatto sono probabilmente state cancellate dai movimenti tettonici della superficie terrestre. Alcuni crateri però sono stati associati a questo evento data l'età geologica di 250 milioni di anni a loro attribuita. In particolare il Gough Crater nel Saskatchewan in Canada e il cratere della Terra di Wilkes in Antartide nel diametro di 500 km, scoperto a 1,5 km sotto la superficie dei ghiacci. Occorre però anche precisare che le cause di questa e di tutte le altre estinzioni di massa sono da alcune attribuite, invece che a cadute di asteroidi, a violente attività vulcaniche e alle conseguenze, la loro conseguenza sull'atmosfera e sugli oceani, anziché a impatti di asteroidi, i quali però potrebbero aver contribuito all'originarsi delle eruzioni. Fenomeni di caduta di corpi celesti sulla Terra accadono in continuazione, ma si tratta generalmente di oggetti molto piccoli, quelli che noi chiamiamo stelle cadenti o meteore così. Solo di rado si presentano casi ben visibili, come è successo nel 2013 in Russia. Questi sono filmati disponibili sulla rete già nel 2013, appena dopo la caduta di questo meteorite. L'ultima parte del filmato fa vedere l'effetto dell'onda d'urto generata dal bolide è arrivata al suolo solo dopo alcuni minuti dalla visione, dal passaggio della bolide. Questo evento è così ben documentato perché è avvenuto in prossimità di una grande città, cioè una città diciamo abbastanza importante. Chelyabinsk ha 1.200.000 abitanti circa e molti automobilisti in Russia usano tenere a bordo dell'auto una dash cam, una telecamerina per filmare il percorso. Il bolide si stima che avesse 15 metri di diametro e fosse pesante 10.000 tonnellate. La maggior parte del grande meteoroide vaporizzò nell'atmosfera durante l'esplosione, solo pochi frammenti raggiunsero la superficie. Il più grande di questi, del peso di oltre 570 kg, venne ripescato nel lago Chebarkul, a 70 km a ovest di Chelyabinsk. La Russia siberiana è stata sede di diversi eventi meteoritici importanti negli ultimi anni. Oltre all'ultimo episodio del 2013 di Chelyabinsk, si ricordano quelli del 1947 a Sikhote-Alin e del 1908. Il meteorite di Sikhote-Alin, caduto nel 1947 all'estremità orientale della Siberia, ne fu testimone il pittore Medvedev, che subito dopo realizzò questo quadro. Si stima che la massa fosse di 23 tonnellate e l'esplosione in atmosfera ha creato una grande quantità di frammenti, causando 120 crateri di varie dimensioni, il più grande di circa 25 metri di diametro. E invece un altro evento significativo, ma senza testimoni diretti, è questo famosissimo di Tunguska nel 1908, nella Siberia centrale.
La zona devastata aveva un'area di oltre 2000 km quadrati, quindi grande quasi come la provincia di Piacenza, e furono abbattuti decine di milioni di alberi. Qui nelle immagini vedete un confronto tra l'area devastata e le aree di alcune metropoli. L'onda d'urto fece quasi deragliare alcuni convogli della ferrovia transiberiana a 600 km di distanza. Si ritiene che, in base ai dati raccolti, la potenza dell'esplosione sia stata compresa fra 10 e 15 megatoni, cioè 1000 volte la potenza della bomba di Hiroshima. Tra gli altri pochi eventi documentati di apparizioni di meteoroidi, c'è questo, immortalato in un disegno di Gustav Hahn, che era un astronomo dilettante e pittore. La sera del 9 febbraio 1913, in diverse località del Canada e del nord-est degli Stati Uniti, e anche da diverse navi, venne segnalato uno strano sciame meteorico senza un apparente radiante. Cioè, il radiante è la zona del cielo da dove sembrano provenire le stelle cadenti, diciamo, quelle che normalmente si osservano durante la caduta, durante i periodi specifici. Un astronomo canadese, lo stesso anno dell'evento, studiò il fenomeno e dedusse che il meteoro non è stato in orbita intorno alla Terra prima di entrare nell'atmosfera. Furono chiamate Cirillidi in riferimento a Cirillo di Alessandria, la cui festa cade il 9 febbraio. Un meteorite dei più antichi di cui si abbia notizia certa è quello di Ensisheim, che cade il 7 novembre del 1492 nei pressi di Ensisheim in Alsazia. Il meteorite che vedete a destra, di 127 kg di peso, è conservato nel museo della cittadina. Nel 1954 un sasso di circa 10 cm caduto dal cielo colpì la signora Ann Holtz, abitante a Silacaluga, in Alabama. Ella non subì alcun danno permanente, solo un grosso livido sul fianco, come vedete nella foto. Il meteorite aveva sfondato il tetto di casa, era rimbalzato su una radio e poi aveva colpito la signora. L'unico caso finora documentato di uccisione, di morte, di un essere umano a causa di un meteorite è questo accaduto in India l'anno scorso, a Vellore, nello stato del Tamil Nadu, nel sud dell'India, e in un primo momento si era pensato a un attentato, poi la polizia ha trovato il frammento di meteorite. C'è stato anche chi è riuscito a guadagnare dalla caduta di un meteorite. Quest'auto è stata colpita da un meteorite nell'ottobre del 1992 a Peekskill, negli Stati Uniti, come è descritto nel cartello che era appeso sul lato dell'auto. Il proprietario prima l'aveva esposto fuori di casa e aveva messo il meteorite in vetrina, diciamo, sempre in casa sua, e poi era riuscito a venderlo per $69,000. Questa invece è una curiosa foto che ho trovato associato alla descrizione, è una scultura che intitolata Azione aggressiva contro il riscaldamento globale in Australia. Ecco, nonostante il clamore suscitato a suo tempo dalla caduta del meteoroide in Russia e quello in India che ha ucciso una persona, i danni causati da tali oggetti sono generalmente limitati. Il vero pericolo è rappresentato dai corpi più grandi, quelli che sono stati chiamati asteroidi, e tra questi i NEA, i Near Earth Asteroids, gli asteroidi vicini alla Terra. Distribuite sul globo ci sono trovate numerose tracce di cadute di meteori, di corpi celesti più o meno grandi. Dobbiamo ricordare che le tracce più antiche sono state probabilmente cancellate dai movimenti tettonici della superficie terrestre, come abbiamo già detto prima. Il gruppo di asteroidi più famoso è quello della cosiddetta fascia principale, situata tra le orbite di Marte e di Giove,
in una posizione che da alcuni è ritenuta quella occupata in precedenza da un pianeta andato in frantumi per cause ignote. I sostenitori di questa tesi invocano spesso la cosiddetta legge di Tizziut-Bode, secondo la quale la distanza dei pianeti del Sole segue una legge empirica piuttosto semplice, che funziona anche abbastanza bene fino a Urano, poi con Nettuno e gli altri si discosta parecchio. E proprio nella posizione della fascia principale degli asteroidi, questa legge prevederebbe la presenza di un pianeta. In realtà un pianeta nano, Cerere, è presente proprio in quella zona, assieme a una grande quantità di asteroidi di dimensioni variabili, che sono quelli della fascia principale che dicevo prima. Ecco, questa legge è piuttosto semplice da scrivere. Si parte, i pianeti sono elencati qua in fondo, nell'ultima riga della tabella. Si parte da 0 per Mercurio, 3 Venere, 6 la Terra, poi moltiplicando per 2 sempre si ottengono questi altri valori, 12, 24, 48. Si somma 4 a questi valori, quindi da 0 si somma 4, poi a 3 si somma 4, diventa 7, a 6 si somma 4, diventa 10. Dividendo questo risultato per 10 si ottiene un numero che rappresenta la distanza del pianeta dal Sole in unità astronomiche. E come vedete, la terza riga è il risultato di questa formula. L'ultima riga è la distanza reale, c'è una corrispondenza quasi esatta tra il risultato della legge e la realtà. Come vedete, nella posizione tra Marte e Giove non c'è un pianeta vero e proprio, ma c'è quella fascia di asteroidi, tra cui Cerere e altri corpi un po' più o meno grandi. È una legge strana di cui non si è mai capito bene, se è legata a qualche significato fisico o meno. Tra gli asteroidi più interessanti per il destino della Terra sono i NIA, come abbiamo detto, quelli che hanno un'orbita prossima a quella terrestre e che in qualche modo potrebbero interagire con il nostro pianeta. Quindi sono state classificate diverse tipologie di questi NIA. Abbiamo gli Apollo, che hanno un'orbita che interseca l'orbita della Terra e sono quelli più numerosi. La classe Amor sono circa la metà di quegli altri e hanno un'orbita totalmente esterna a quella della Terra. Poi abbiamo gli Aten, che intersecano anche questi l'opera della Terrestre. E poi abbiamo gli ultimi pochi esemplari di oggetti che orbitano all'interno dell'orbita terrestre. Interessante è il fatto che alcuni astronomi hanno individuato quelle che hanno chiamato famiglie dinamiche di asteroidi. Prendendo in esame i parametri orbitali di questi numerosi asteroidi, in particolare il semiasse dell'orbita, cioè praticamente la distanza media dal Sole, e l'eccentricità, cioè di quanto l'orbita è allungata o circolare, si possono ottenere questi grafici dove si vede che ci sono dei raggruppamenti di asteroidi in alcune zone. E questo fatto è associato alla possibilità che l'origine degli asteroidi che si raggruppano in queste zone siano comuni, derivino da un unico progenitore che è stato in qualche maniera spezzato da un urto, da un qualcosa nel passato. I suoi frammenti si sono sparsi nel cielo, ma mantenendo le caratteristiche orbitali iniziali che quindi si ritrovano in questi diagrammi. In sostanza, quindi, questi asteroidi potrebbero essere, questi componenti di stessa famiglia potrebbero essere frammenti originati da un'antica collisione. Di alcune di queste famiglie è anche stata tentata una ricostruzione, come vediamo in queste figure. A sinistra il possibile progenitore della famiglia Eos,
con i numeri relativi ad alcuni degli asteroidi che compongono la famiglia. Come vedete in questa ricostruzione, l'asteroide iniziale era di 160 km di diametro. A destra invece abbiamo la ricostruzione del progenitore della famiglia Coronis. L'asteroide Baptistina è un oggetto di circa 30 km di diametro appartenente alla fascia principale. L'analisi degli elementi orbitali ha messo in luce che Baptistina può essere associato a una famiglia dinamica, una di quelle che abbiamo visto prima. Secondo alcuni studi, in origine la famiglia di Baptistina era composta probabilmente da circa 140.000 oggetti con diametro superiore a un chilometro. Questa valutazione comporta che il progenitore di Baptistina dovesse essere un asteroide con dimensioni di circa 170 km. Sempre secondo questi studi, se vogliamo additare un colpevole cosmico per la strage dei dinosauri, cioè per l'asteroide di 65 milioni di anni fa, dobbiamo guardare proprio a uno dei numerosi componenti della famiglia di Baptistina. Sempre secondo gli stessi autori, quello capitato al nostro pianeta non è stato un fatto isolato. Anche il cratere Tycho sulla Luna potrebbe essersi formato in seguito all'impatto di un frammento asteroidale proveniente dalla famiglia Baptistina. Un gruppo particolare di asteroidi è quello dei cosiddetti troiani, posti sulla stessa, questi sono i troiani gioviani, perché ci sono anche i troiani di Nettuno e anche quelli di Saturno. Ogni pianeta potrebbe avere un gruppo di asteroidi cosiddetti troiani. Questi qui sono i più famosi, posti sulla stessa orbita di Giove, in particolare zone di equilibrio che sono detti punti lagrangiani, distanti dal pianeta 60 gradi in anticipo, dove è chiamato il punto L4, e 60 gradi in ritardo, cioè dopo di lui, è il punto L5. I gruppi di asteroidi di circumpunto lagrangiano di Giove sono stati denominati in riferimento a eroi omerici dei due opposti eserciti della guerra di Troia. Quindi c'è il campo troiano e il campo greco, dove quindi gli asteroidi appartenenti al campo troiano hanno tutti o quasi, diciamo, nomi riferiti a eroi troiani, e nel campo greco nomi riferiti a eroi greci. Qui vi mostro una ricostruzione dell'ipotetico aspetto di Hector, scoperto nel 1907, il più grande asteroide troiano di Giove, con un diametro medio di circa 250 km. Si tratta di un piccolo sistema composto da un doppio corpo primario e un piccolo satellite, come vedete all'estremità della riga gialla. La sua luna potrebbe essersi formata dal materiale espulso durante la lenta fusione della doppia struttura principale. Questo si trova in uno dei punti lagrangiani di Giove, L4, dove orbitano diversi altri asteroidi che appartengono al cosiddetto gruppo greco. Hector è stato battezzato così in onore dell'eroe troiano Ettore, quindi si trova in una posizione sbagliata, perché è insieme agli eroi greci. Anche questa è una ricostruzione dell'ipotetico aspetto di Patroclus, che è un asteroide troiano doppio di Giove, del diametro medio di circa 140 km. Il suo nome fa riferimento a Patroclo, personaggio della mitologia greca, amico di Achille. Questo è stato il primo asteroide binario trovato, scoperto, e prima ancora che venisse definita la divisione degli asteroidi troiani di Giove in campo greco, punto L4, e in campo troiano, punto L5. Per questa ragione Patroclo, come anche Ettore, sono gli unici a trovarsi nel campo sbagliato, ciascuno si trova nel campo dell'esercito avversario. Ma non ci sono solo gli asteroidi come corpi minori, cioè le minoterie planetarie del titolo della mia conferenza, ma esistono anche le comete,
che, a differenza degli asteroidi, si caratterizzano per la presenza di alcuni elementi peculiari. Le comete possono anch'esse rappresentare un pericolo per la Terra, perché hanno un nucleo solido che si comporterebbe similmente a un asteroide, con qualche differenza dovuto alla maggior presenza di elementi volatili. Man mano che ci si avvicina al Sole, compaiono in maniera più o meno vistosa alcuni elementi caratteristici, che sono la chioma, che può estendersi fino a 1 milione di chilometri, l'inviluppo di idrogeno, che può arrivare fino a 10 milioni di chilometri di estensione, e poi la coda di ioni, che è diretta in senso opposto alla direzione del Sole, e la coda di polveri, che viene invece lasciata indietro dalla cometa lungo la sua orbita. Non sempre ci sono tutte e due le code, però queste sono possibili, tutti questi elementi. Tra le comete più celebri ricordiamo quella di Halley, che si ripresenta regolarmente ogni 76 anni circa. Ci sono avvistamenti di questa cometa addirittura che risalgono a 240 a.C. Poi un'altra splendida cometa in anni recenti è stata la Yokutake. Qui c'è un'immagine di un socio del gruppo Astrofili. Per ultima mostriamo questa spettacolare cometa apparsa nei cieli australi nel 2007. La più luminosa degli ultimi 40 anni e forse la più luminosa del XX secolo. Nell'ambito delle iniziative dell'ESA per lo studio del sistema solare, ricordiamo alcune delle missioni facenti parte del programma Horizon 2000, varato nel 1985. In particolare, il programma era composto di missioni principali, cioè quelle che avevano un costo rilevante, maggiore, diciamo, e missioni minori, cosiddette, che avevano un costo minore, erano divisi in questo modo. Delle missioni principali, fra le altre, ricordiamo Rosetta, che aveva l'obiettivo di studiare l'origine delle comete e le relazioni fra le loro combinazioni e la materia interstellare. Poi c'erano il SOHO per l'osservazione del Sole, Cluster, studio della magnetosfera, un telescopio raggi X, eccetera, un telescopio infrarosso. Le missioni minori, come dicevo, erano altre missioni, fra queste ricordiamo la Cassini-Huygens, che aveva una sonda destinata a orbitare intorno al sistema di Saturno e un lander che doveva atterrare su Titano, il suo satellite principale. Per quanto riguarda le comete, prima di Rosetta, altre missioni erano state organizzate da vari enti di diversi paesi, Stati Uniti, Russia, Europa e Giappone. E qui le vediamo un po' tutte, poi dopo le vedremo in dettaglio. Complessivamente, in tutte queste missioni, sono stati visitati diversi corpi celesti tra asteroidi e comete, come obiettivo principale o in quanto tappe intermedie del viaggio. Qui vediamo un po' tutti questi corpi, esplorati più o meno in dettaglio, e vedremo ora una breve descrizione delle varie missioni. L'International Cometary Explorer, ICE, era una sonda spaziale lanciata nell'agosto del 1978. Dopo il completamento della missione originale, la sonda venne destinata allo studio dell'interazione tra il vento solare e le comete. La sua traiettoria le permise di intercettare la cometa Giacobini-Zinner nel settembre dell'85. La sonda ha attraversato la coda di plasma della cometa, e divenendo la prima sonda ad esplorare questo tipo di corpi celesti. In occasione del passaggio della cometa di Halley nel 1985, è stato lanciato un programma di ricerca scientifica basato totalmente sull'utilizzo di sonde. L'insieme delle sonde veniva chiamato l'armata Halley. Vennero mandate 5 sonde verso la cometa per studiare la sonda Giotto dell'ESA, 2 sonde dell'Unione Sovietica, Vega 1 e Vega 2, e 2 sonde del Giappone, Sakigake e Suisei.
Queste sonde dovevano in particolare coadiuvare la sonda Giotto, cioè dare informazioni alla sonda Giotto perché questa potesse arrivare in vicinanza del nucleo della cometa per un'osservazione approfondita e ravvicinata. Quindi queste le sonde russe e giapponesi erano di ausilio alla sonda Giotto principale. Poi un'altra sonda che ha contribuito allo studio degli asteroidi è stata la Galileo. La Galileo è stata una sonda della NASA inviata verso Giove per studiare il pianeta e i suoi satelliti. Durante il viaggio Galileo effettuò un primo sorvolo di un asteroide, l'asteroide Gaspara. Nel 1993, sempre durante il viaggio verso Giove, la sonda Galileo scoprì il primo satellite di un asteroide, Dactyl, satellite di Ida. Scusate. La missione Near Earth Asteroid Rendezvous, aveva come obiettivi gli asteroidi Matilde e Eros. Matilde, quelli sulla sinistra, è un asteroide della fascia principale del diametro medio di 53 km, scoperto nel 1885. Ed è stato visitato nel giugno del 97 dalla missione Near durante il viaggio verso Eros. Questa è un'immagine, una serie di immagini che messe in fila, diciamo, fanno vedere la rotazione di Eros vista dalla sonda Near. Eros è un tipico asteroide Amor che abbiamo visto prima, con la cui orbita lo porta periodicamente molto vicino alla Terra. È il primo asteroide intorno al quale ha orbitato, sul quale si è posata una sonda spaziale nel 2001. Poi la missione Deep Space 1, che è lanciata nel 1998 dalla NASA. Durante la fase 2 della missione erano previste attività aggiuntive che richiedevano di effettuare misurazioni e fotografie dell'asteroide Braille e della cometa Borelli. La cometa Borelli è una cometa periodica del Sistema Solare appartenente alla famiglia delle comete gioviane, che è un numeroso gruppo di comete di breve periodo che va da circa 5 anni a poco più di 20. Questo Braille è un asteroide molto piccolo che scoperto nel 92 e raggiunto dalla sonda Deep Space nel 99. Wild 81P o cometa Wild 2 è una cometa periodica del Sistema Solare appartenente alla famiglia delle comete gioviane, come abbiamo detto prima. La cometa è stata obiettivo della missione spaziale Stardust della NASA lanciata nel febbraio del 99. La sonda ha eseguito un incontro ravvicinato della cometa nel gennaio 2004 e ha raccolto dei campioni del materiale emesso dalla chioma cometaria, che è stato riportato a Terra insieme alla polvere interstellare raccolta durante il viaggio. Nel riquadro vediamo un ingrandimento della sezione del gel utilizzato per trattenere il materiale raccolto durante l'incontro. Nel 2002 la sonda Stardust aveva effettuato un flyby, cioè un incontro ravvicinato, sopra l'asteroide Anne Frank, con ripresa di diverse fotografie. La sonda Hayabusa, significato è falco pellegrino, una sonda automatica lanciata nel 2003 dall'Agenzia Spaziale Giapponese, con lo scopo di atterrare sull'asteroide Itokawa e prelevare dei campioni di suolo da riportare sulla Terra. Qui sulla destra vediamo la foto della sonda e a destra la foto per confronto, cioè scusate, vediamo la foto dell'asteroide e la foto della Stazione Spaziale Internazionale per confronto.
La sonda ha raggiunto il suo obiettivo verso la metà di settembre del 2005 ed è rientrata sulla Terra nel giugno del 2010. Nel luglio del 2005 la sonda Deep Impact della NASA ha colpito il nucleo della cometa Tempel 1 con un proiettile. A destra vediamo la ripresa dal proiettile verso la cometa. Osservazioni dalla Terra e con telescopi spaziali hanno mostrato un aumento di alcune magnitudini dopo l'impatto. Poi la Tempel 1 è stata nuovamente visitata nel 2011 dalla sonda Stardust nell'ambito della missione per osservare in modo migliore il cratere generato dall'impattatore, dal proiettile. Ecco, la missione Rosetta, quella che abbiamo citato quando abbiamo parlato del programma Horizon 2000, era in origine destinata a raggiungere una cometa sempre della famiglia Gioviana, quella a corto periodo, la 46P Virtanen. La sonda avrebbe dovuto partire nel gennaio del 2003 e raggiungere la cometa nel 2011, ma per problemi del lanciatore la partenza è stata ritardata e si è persa la finestra di lancio. Perciò è stata cambiata la destinazione della sonda. La sonda è stata destinata alla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, che appartiene anch'essa alla famiglia delle comete gioviane, e ha un periodo di orbitare di 6 anni e mezzo circa, cioè ogni 6 anni e mezzo ritorna in prossimità della Terra. La sonda Rosetta portava a bordo un lander destinato a posarsi sul nucleo della cometa. Il lancio della missione è avvenuto nel marzo del 2004. Qui vediamo un'immagine della sonda in allestimento e durante le prove nella camera vuoto dell'ESA, che è una camera vuota che ha un diametro di 10 metri alta, qui dice 15, ma no, 15 metri. Durante il viaggio verso la cometa, la sonda Rosetta ha raggiunto, ha passato vicino a Stein, un piccolo asteroide di 5 metri di diametro che ha una forma molto particolare che ricorda quella di un diamante. Poi un'altra tappa del viaggio durante il percorso verso la cometa è stato il sorvolo dell'asteroide Lutezia, piuttosto grande, invece questo qui è un asteroide di circa 100 km di diametro. Ah, in questa foto vediamo anche sullo sfondo Saturno, non so se lo vedete, quel puntino là in alto è Saturno, che si vede nella foto. Qui vediamo la rotazione del nucleo della cometa attraverso una serie di immagini prese da distanza ravvicinata. Come si vede, la forma del nucleo è molto irregolare. Molto probabile che si tratti di due corpi che si sono uniti assieme. Qui vediamo un'immagine della cometa che ha una lunghezza massima di circa 4 km in rapporto alla città di Roma. Si stima che il suo volume sia da un quarto a un ottavo di quello dell'asteroide che causò l'estinzione dei dinosauri. Qui vediamo un'immagine ravvicinata del nucleo della cometa che presenta i due lobi, quello più grande in primo piano. Il 12 novembre 2014 il lander File è stato fatto cadere sul nucleo della cometa. File ha rimbalzato due volte prima di arrivare nella posizione finale. E qui vediamo una serie di immagini che sono state prese e fanno vedere il percorso di questo lander prima di arrivare nella sua posizione finale, che è stata poi una specie di grotta dove il lander si è infilato, rovesciato ed è risultato inutilizzabile per la missione che doveva svolgere. Qui vediamo un'altra rappresentazione del punto di atterraggio del percorso, e questa a destra è una foto presa dal lander che fa vedere praticamente soltanto una gamba del lander stesso.
Queste immagini invece sono state castate nel settembre del 2016 dalla sonda Rosetta e fanno vedere il luogo esatto dove si è andato a ficcare il lander. Nella foto in basso a destra si vede il lander rovesciato e quindi si vede che l'orientamento del lander era assolutamente inefficiente per la missione che doveva svolgere. La missione Dawn, l'obiettivo della missione era quello di analizzare e migliorare la comprensione dei processi che portano alla formazione del sistema solare. Per raggiungere questo scopo si è deciso di studiare i più grandi protopianeti rimasti intatti dalla formazione del sistema solare, cioè gli asteroidi più grandi, Cerere e Vesta. E questa missione era destinata prima a Vesta e poi a Cerere. Quindi è arrivato su Vesta e questa che vi faccio vedere è una serie di immagini montate a film che fanno vedere la superficie di Vesta. Quindi qui invece vediamo un'altra una ripresa sempre da Dawn, dalla sonda Dawn, riferita a Cerere, il pianeta nato, che ha riservato diverse sorprese. La sonda è entrata in orbita intorno a Cerere nel marzo del 2015 e prima da un'altitudine di 5.900 km, poi è stata ridotta a 1.300 km. Questo filmato è commentato, quindi sentirete direttamente dalla voce della commentatrice le caratteristiche individuate su Cerere. Dopo un progressivo avvicinamento, la sonda è entrata nel campo gravitazionale di Cerere ed è ufficialmente entrata nella storia il 6 marzo 2015, quando è diventata la prima missione spaziale a raggiungere e inserirsi in orbita attorno a un pianeta nano. Grazie a questo anno di osservazioni sono emerse numerose caratteristiche che hanno destato l'interesse degli scienziati, tra cui senza dubbio la presenza di ammoniaca sul pianeta nano e le macchie luminose sulla sua superficie, concentrate in particolare nel cratere Occator. Alla fine del 2015 la sonda Dawn si è posizionata nella sua orbita più bassa, raggiungendo una distanza pari a 385 km dalla superficie di Cerere. Grazie a questa posizione privilegiata, la sonda sta acquisendo immagini a una risoluzione senza precedenti, ben 35 metri per pixel. Dawn manterrà questa quota fino a fine missione, garantendo agli scienziati una mappatura ad altissima risoluzione di quello che si è rivelato un corpo celeste unico nel suo genere. Ecco, le precedenti immagini reali sono ben diverse da quelle ideate dalla fantasia di uno scrittore. Ho voluto chiudere con questo breve pezzo di un cartone animato riferito al Piccolo Principe Scusate. È solo con il cuore che si può vedere nel modo giusto. Lui sarà sempre con me. Adesso lo capisco.
qui aveva immaginato un bambino che viveva su un asteroide tutto suo. E io avrei concluso.